Amici di The Shillo Sports, benvenuti e anzi bentornati su tutti i nostri canali di distribuzione. Non so dove state ascoltando questa intervista, però siamo su Fair Play, il nostro format con gli atleti più disparati di ogni singola disciplina, e abbiamo un atleta a tutto tondo praticamente. Abbiamo Alessia Zecchini, spero di averlo pronunciato bene perché i tre quarti delle persone che intervisto mi dicono tipo no, guarda, l'accento è sulla I, e dico ok, mi raccomando, e loro poi prontamente lo sbaglio e in privato mi fanno guarda sei un bastardo. Però io dovrei averlo detto bene. Giustissimo, giustissimo, ciao. Tutto Ciao, come va intanto? bene, Tutto, tutto bene. gli allenamenti vanno tutto bene? Gli Tutto allenamenti quanto? adesso ripartiranno lunedì, perché ho avuto Ok. questo mese di riposo dopo il mondiale e quindi tra poco si ricomincia tutto. Ok, perfetto, perfetto. E allora, parliamo inizialmente proprio di quella che è la tua disciplina. Tu precisamente che cosa, cioè parliamo come se fossi un profano totale, una persona che non ci capisce nulla di sport. Tu che cosa fai se dovessi identificarti? Perché il tuo palmarès è pieno. Quindi qual è la cosa che fai? Allora, io faccio apnea. Ho iniziato inizialmente con le gare in piscina, perché l'apnea appunto si divide in indoor e outdoor. Indoor sono le gare in piscina che si vince chi va, diciamo, in orizzontale, chi fa più metri in orizzontale, mentre l'outdoor ovviamente si sviluppa in acque libere al mare e vince chi va più in profondità. Ho iniziato con le gare in piscina e poi appunto inserendo le gare in mare nel nostro circuito, no, mi sono innamorata ovviamente della profondità. Beh, diciamo che io non ne so nulla, io di nuoto ho fatto solo con mio fratello a 12 anni, quindi non, nulla di più, però appunto proprio a livello pratico, però diciamo che penso che il mare sia meglio proprio di qualsiasi altra cosa, di laghi, cioè anche delle piscine, specialmente delle piscine, quindi diciamo che un po' ti capisco. E Ovviamente. quindi tu fai apnea. Apnea è molto complicato come sport, cioè è uno sport che appunto tramite questo format ci teniamo a far conoscere di più, dato che appunto quando mi ci sono approcciato io ho detto ma veramente che figata, però è molto faticoso da ogni punto di vista. Facciamo una domanda, se ti dovessi chiedere quali sono secondo te, qual è la cosa che ti può permettere di far vincere una gara in apnea? Ok? Domanda molto, se ne dovessi dire soltanto una, so che sono una miriade di fattori, però se ne dovessi dire soltanto una che è stata una costante per tutta la tua carriera. Beh, sicuramente l'allenamento, dai, mettiamola così, l'allenamento è fondamentale perché sicuramente da Ok. 100 metri per rivenire su serve abbastanza. Ti credo, specie se stai in apnea, io penso veramente già soltanto il pensiero di andare ad esplorare. Le profondità per me sarebbe un incubo. Non so, io non ho una fobia, però c'è una fobia proprio medica della paura della profondità. Non so proprio il termine esatto, però diciamo che tu non ce l'hai. Se dobbiamo fare, se dobbiamo dirla tutta. E che tipo di allenamento svolge un atleta professionista come te? Mi alleno tutti i giorni, 6 volte a settimana e l'allenamento si compone. Ovviamente abitando a Roma mi alleno tanto in piscina e ovviamente palestra, bicicletta, rollerblade. E poi quando posso, 3-4 settimane prima della competizione, faccio i tuffi in profondità che ovviamente sono fondamentali, però abitando a Roma ovviamente devo fare Beh, rasoio piscina, per dove forza. vai? Vai a Ostia, vai a Non ci Fiumicino? sta, la Non si può? profondità non esiste, non c'è profondità di andare miglia e miglia fuori. Quindi devi scendere massimo in Sicilia, Campania, oppure come faccio io spesso, direttamente verso il luogo della competizione, che sia nei Caraibi o in Roma. Ok, quindi tu vai, diciamo tu preferisci partire un po' prima e iniziare a tastare un po' il terreno per la competizione, a Sì, perché conoscere. ovviamente i mari sono diversi in tutto il mondo, quindi piuttosto che Perfetto. andare magari in un mare diverso, meglio andare nel mare in cui si svolgerà la gara. Allora, domanda che non avevo preparato. Il tuo mare preferito fino adesso, dato che penso te hai visti praticamente tutti? I Caraibi sono bellissimi. Ponzi, ponzi, po, po, po. Domanda Non lo so. scontatissima fuori programma, però ci Vabbè, pure sta. le Maldive, eh? Cioè, il mare Beh, Ignaro pure merita. tra una e l'altra, insomma, io col Tolto. cavolo le vedo. Cioè, a te pagano per andare lì, io devo pagare fior di quattrini anche solo per pensare di andare lì. Diciamo che ho scelto il mestiere sbagliato nella vita. L'apnea è bella, è bellissima. Beh, sì, assolutamente. Quindi tu puoi esplorare proprio le profondità di questi mari e c'è un
un severo allenamento. Su cosa lo impronti generalmente? Fai un total body o comunque ti concentri sul fattore respirazione, sul cardio? Quando prepari una gara o varia da gara a gara o hai una preparazione più completa? Beh, considerando che per me, per il mio allenatore, il tuffo in apnea, diciamo che sono un po' di tutte le componenti messe insieme, la parte aerobica, anaerobica, quindi la cosa fondamentale è proprio allenare tutto. E ovviamente inserendo poi esercizi di respirazione, preparazione mentale, di compensazione, perché noi scendendo in apnea dobbiamo compensare le orecchie. Quindi diciamo che devi allenare parecchie cose insieme. E nell'allenamento specifico, ovviamente, a parte aerobica, anaerobica, VO2 max, ci sta veramente un po' a tutto. Sì, assolutamente. Poi, vabbè, l'allenamento ovviamente è una costante, almeno per chi guarda le interviste che conduco io sono un grande fan dell'allenamento, mi alleno un sacco anch'io e l'allenamento fa bene, è inutile girarci attorno, fa bene in ogni caso, però ti faccio un'altra domanda, nel tipo di disciplina che vai ad affrontare tu, quanto conta la componente mentale? Io penso tanto, cioè io prima mi hai risposto allenamento, io pensavo sangue freddo. Perché veramente andare lì giù e poi risalire, scendere è facile, risalire, risalire è il problema. Cioè io a scendere tranquilla che scendo, poi non risalgo però, è quella la differenza. No, per me viene veramente naturale, l'ho fatto da quando ero piccola, perciò per me scendere non è che abbia paura, anzi mi piace un sacco. Quindi la parte mentale è fondamentale, perché ovviamente controllare le emozioni è la cosa più importante, perché poi una cosa se scendi a certe quote, se stai affrontando magari una prestazione da record del mondo, ovviamente mantenere la calma e la concentrazione è fondamentale. La concentrazione diciamo che è la parte più importante, Come in perché ogni disciplina, si assolutamente, perde poco assolutamente. poco il controllo della situazione, si fanno errori che compromettono tutto. Anche perché, insomma, un conto è che, faccio l'esempio, io magari faccio, che ne so, faccio le flessioni, perdi concentrazione, smetti di fare la flessione, il piegamento, e tu perdi la concentrazione a 130, che fai? O risali oppure ci rimani, cioè è No, pericolosissimo. diciamo che non ci rimani, però il problema è che magari quando risali potresti finire l'ossigeno perché hai nuotato male. Ok, quindi Ma sì. tu hai mai avuto dei problemi in merito a questa cosa? Beh, penso sia abbastanza inevitabile, sì. Prima o poi capita che l'ossigeno ogni tanto finisce. Si ha un leggero svenimento e ci si riprende dopo poco. Così, cioè, brividi solo a pensarla, una cosa del genere tu. Vabbè, io svengo, poi mi rialzo. Complimenti. Via. Meno male, beata te che hai affrontato la paura dell'asfissia, comunque quella di annegare è una paura molto comune. Per moltissimi di noi, io stesso ce l'ho. Complimenti a te che hai anche una, diciamo, discreta quantità di coraggio, chiamiamola così, e anche una costanza, perché tu hai affrontato, poi tra pochissimo andremo a parlare di quelle che sono le tue praticamente imprese, perché hai fatto tutto, però la costante appunto è l'allenamento. L'allenamento, la preparazione mentale, come funziona l'allenamento di apnea? Hai un coach o fai parte di un team o hai proprio un one-to-one? È più stretta la cosa, la cerchia? Ho un allenatore che mi segue nella parte dell'allenamento specifico in piscina e in palestra da quando avevo 17 anni. Sono in un circolo di nuoto pinnato e mi alleno con questi ragazzi più giovani di me, è bellissimo. E poi per il mare è un allenatore che appunto segue la parte outdoor, che è un po' più specifica, e insieme è fantastico perché ovviamente c'è da concentrarsi su tantissimi aspetti, quindi è fondamentale Sì. Beh, interfacciarsi. sì, infatti sapevo che c'era, appunto come me l'avevi detto anche tu all'inizio, una differenza tra indoor e outdoor e avevo più o meno immaginato che c'era proprio una differenza anche a livello di preparazione con gli allenatori. E poi dimmi dove ci sei pure tu che vengi ad allenarmi, magari mi porti un po' di, di fortuna, perché veramente io a nuotare sono veramente negato. No. No, io ho veramente negato, io proprio dammi i braccioli, però veramente, anzi tu i braccioli li hai lasciati perdere a 12 anni, immagino. Cioè proprio giù, 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 ti dicevo, metti i braccioli per non scendere tu, ma io voglio scendere. Bellissimo. E se no io voglio scendere, immagino i colpi con i tuoi genitori. Che gli hai detto, io da grande voglio andare Fare sott'acqua. la playlist, che bello. Hai detto, ma perché devi andare sott'acqua? E tu poi hai dimostrato, insomma. Che è un bello sport, che è uno sport che almeno a te ha dato tanto, da quanto si può vedere,
anche qualsiasi persona che può controllare facendo una velocissima ricerca, sei la prima che esce, hai una lista di robe che hai vinto impressionante. E quindi, oltre a rinnovarti i complimenti, ti faccio un'ultima domanda proprio sul fattore fisico, e poi andiamo a parlare brevemente di quello che è il tuo percorso e magari di quelli che sono i tuoi obiettivi. Ammesso che tu ne abbia ancora, perché non so come, però penso ovviamente. E l'unica cosa che volevo sapere, proprio una curiosità mia, durante il fattore alimentazione, come funziona prima magari di una gara o comunque durante gli allenamenti? C'è un tipo di alimentazione specifica proprio per l'apnea? Oppure tu la fai, diciamo, seguendo un percorso più, tra virgolette, normale? Passami il termine. Diciamo che essendo, tra virgolette, non dico uno sport nuovo, ma giovane, diciamo che è molto empirico, cioè andiamo a esperienziale, cioè in base alle esperienze che abbiamo avuto. Molti atleti ancora continuano a non mangiare prima di fare un tuffo in apnea, perché questo era un po' quello che si credeva in passato, che a stomaco vuoto il corpo consumasse meno e quindi era meglio. L'ho fatto io da bambina, andavo in sincope proprio, cioè, per me, non avendo neanche Andavi carburante, ciao, cioè, per me è impossibile. lunga, andavi lunga. Sì, quindi ho capito che sia in allenamento che in gara mangiare proteine e carboidrati insieme mi aiuta un sacco, perché così posso mantenere pane e Quindi tu prosciutto a stai colazione. sdoganando, vabbè, tipo colazione nordica, no? Tu stai sdoganando la cosa del non mangiare prima di andare in acqua, cioè la tradizione della nonna, non mangiare nulla prima di aspetta 4 ore prima di andare in acqua, stai distruggendo sta cosa. Beh, diciamo che la nonna aveva ragione perché comunque diceva 3 ore, quindi la digestione vera e propria. Magari dopo un paio d'ore, certo, se mangi la lasagna, 3 ore aspettale. Se mangi un panino leggero, 1 ora e mezza, 2, bastano e stai bene per un po' di ore. Perché è importante non avere carburante, giustamente il corpo, ma in qualunque sport. Sì, no, quello sicuramente. Il famoso pre-workout, no? Eh sì. Assimilabile in ogni modo. Quindi tu prima di tuffarti ti mangi letteralmente un panino e poi vai giù. Pane e prosciutto, 1 ora e 45, 2 ore prima. Perfetto. Facile, Sì. tranquillo, veloce. Complimenti. Cioè, come si diventa campioni mondiali di apnea? Pane e prosciutto, un po' d'allenamento, giù. Meno male. Guarda, è una costa, io ti giuro, non so se tu hai visto le altre interviste. Io ho intervistato tutte persone come te, che magari alcuni hanno vinto alle Olimpiadi, hanno vinto medaglie d'oro, medaglie d'argento, medaglie di bronzo. E dicevo, ma come la vedi questa cosa? E loro, vabbè, oh, io mi alleno, mangio qualcosa, vado io. Vabbè, allora sbaglio io perché faccio la stessa cosa, però sto qua sotto casa a fare i piegamenti mentre voi state a vincere i mondiali. Ovviamente la semplifico. Certo, ovviamente. Ti alleni una volta al giorno oppure varie volte al giorno, dando No, delle in pause? genere appunto una volta al giorno in senso workout e poi inserisco respirazione, altri esercizi appunto compensazione, esercizi di respirazione. Ok, quindi includi anche yoga? Domanda Diciamo che gli raccomando. esercizi di respirazione e stretching sono molte posizioni dello yoga, Ok, quindi sì. quindi l'avevo più o meno l'avevo immaginato, quel pochissimo che ho fatto. Io sono un profanissimo di yoga, però quel poco che ho fatto era molto sul lavoro di respirazione e concentrazione. Quindi immagino che l'ha incluso. Immaginavo. Me l'hai confermato, meno male. Adesso però tocca andare su una terra dove sono totalmente inesperto, perché lo dico proprio a tutte le persone che ci stanno guardando. Ho aperto nella ricerca, ho aperto il palmares e ho detto: questa ha vinto qualsiasi cosa. Cioè, hai una roba di premi assurdi che parte da quanto ho visto io, dal 2013 addirittura. Quindi praticamente quasi 10 anni fa. Sì, nel 2012 sono entrata in nazionale, dal 2013 ho iniziato a vincere. Ah, quindi sono 10 anni, tra un anno sono 10 anni praticamente che fai questa cosa proprio a livello nazionale. E che cosa, siccome hai vinto tantissimo, se dovessi farmi proprio un sunto di quelle che sono state le esperienze più belle dal punto di vista emozionale, quelle che ti hanno segnato di più, che ti porti dentro, quali sono state? Sicuramente il primo oro mondiale è stato quello più bello. E poi è venuto proprio come al primo mondiale, prima gara, medaglia d'oro. Predestinato. Cioè, E quanti non anni ricordo. avevi? Avevi. Quanti anni avevi? 18, Avevo 20, 19? 19 anni, 19 o 20, una cosa del genere, sì. Quindi Mamma mia, è bello. impressionante.
19 anni hai vinto la tua medaglia mondiale e poi quindi quello sicuramente è il primo, beh, un'emozione bellissima, immagino. Sì, poi quel mondiale si è concluso con altra gente, un bronzo, quindi è stata veramente una gara indimenticabile. E E da poi il lì primo è... record in profondità, quello è stato un altro traguardo fantastico che aspettavo da tanti anni, erano 6 anni che non veniva battuto quel record, quindi è E stato spettacolare. adesso è tuo? Cioè adesso tu hai il Adesso record? no, non ho Ah. quel record perché io ho continuato a fare tutte le discipline, perché mi Ok. piace, sinceramente, ho fatto tanti record del mondo perché ho sempre fatto un po' tutte le discipline. E quindi ovviamente poi mi sono messa, comunque sono affrontato invece quasi tutti che fanno soltanto una disciplina. Viene Quindi da è un po' più dire che difficile. magari arriva adesso il direttore, no? E mi fa il nostro direttore, che tra l'altro saluto, che fa tipo: guarda, devi intervistare questa persona che ha vinto un altro record mondiale. Faccio: ok, dai, dammi il numero. No, già ce l'hai, Alessia, l'hai intervistata per l'altra disciplina. E noi ci ritroviamo qua tra un mese a parlare di altre cose che hai vinto. Beata te, no, veramente, cioè, è insmentibile. Cioè, vinci tanto, segno anche di una preparazione che comunque hai avuto. E il Covid, ti sei fermata durante il Covid, immagino. Non sono partita, non mi sono mai fermata, mi sono sempre allenata a casa, per fortuna ero a casa di mia zia al mare, quindi potevo andare in bicicletta, è stata una svolta fantastica, avevo un giardino per allenarmi, quindi basta, sono stata bene. Mi sono allenata tantissimo, 3 ore e mezza al giorno. Ma sempre qui nel territorio romano? La Rispoli. Ok. E quindi no, non ci va, perché qua a Roma, per chi non lo sapesse, c'è la Regina Ciclarum, che è la pista ciclabile che fa tutta Roma, però non ci arriva lì alla Rispoli, arriva a Fiumicino. No, io a Fiumicino. Per dirti, io Un giorno mi infatti... sono fatta la Rispoli Fiumicino. Pensate... No, Così. io la bici la adoro anch'io, ho fatto Fiumicino-Roma, e infatti ho detto questo perché magari ti avevo incontrato, invece no, non è stato... Probabile comunque, guarda, ci passo spesso tra Via della Magliana, quelle zone lì. Guarda, io sicuro in qualche modo ti ho incontrato. È possibile che se magari ti trovo tipo tra i miei contatti di Instagram o Facebook abbiamo qualcuno che ci conosciamo, perché abbiamo scoperto poco prima dell'intervista che siamo praticamente vicini di casa, se così si può dire, sono 15-10 minuti a piedi da dove Sì. stiamo di distanza, quindi potevamo farla anche in live. E quindi le gare si sono fermate durante il Covid, però tu hai ricominciato nel 2021 e di recente hai vinto. Hai vinto l'ennesimo mondiale. Com'è andata quest'ultima esperienza? E ti faccio un'altra domanda: qual è la differenza tra questo mondiale e il primo che hai fatto, dato che ne abbiamo parlato? Beh, ogni mondiale è diverso l'uno dall'altro, è speciale ovviamente. Questo qui veniva dopo appunto un anno, anzi 2 anni senza gare, e quindi è stato veramente impegnativo. Io ho cercato di fare tanto allenamento in mare, ma ovviamente non è stato tanto, perché viaggiare comunque era difficile. Sono partita per la prima volta dal 2019 soltanto a giugno, e Di quindi è stata quest'anno. lunga. Eh sì, di quest'anno, quindi dopo 1 anno e mezzo finalmente sono tornata al mare. E dove sei andata? Vabbè, le Bahamas. No, prima Lanzarote, prima Lanzarote. Lo so, è una via difficile. La vita proprio, immagino che sofferenza andare a immergersi alle Non Maldive, so. alle Bahamas. Guarda, però ti dico la verità, se mi dicessero a me: guarda, tu vai alle Maldive, alle Bahamas, cioè, però vai a 130 metri di profondità, e dico: guarda, pago il biglietto, mi pago tutto io. Però molto... Quindi ricominciare con le Bahamas, insomma, Sì, no, è stata ricominciare... una bella esperienza. Quindi Sì. avevi detto le Maldive è il tuo mare preferito, e sei andata anche alle Bahamas e non hai smentito questa cosa. Beh, che dire. E quindi comunque... Andando a fare una sintesi, tu hai vinto tanto e ti sei approcciato a questa disciplina più o meno da giovanissima, da quanto ho capito. Minorenne, penso sicuramente. 13 anni, 16 anni fa ho iniziato. Perfetto. E da lì in poi, insomma, sei andata, non ti sei più fermata. Che altri progetti hai? O dopo aver vinto il record del mondo, qualsiasi cosa, che altro puoi fare? Considerando anche Beh, che sei tu. ovviamente sì, infatti, quello che vorrei fare adesso è continuare innanzitutto a divertirmi, perché è la cosa più importante, è proprio lo stimolo che ti può far allenare tutti i giorni e tanto. E quello che vorrei fare appunto è cercare di arrivare a vivere un tuffo in modo perfetto, perché ovviamente un tuffo in profondità non è facile, e quindi ogni minima parte dipende quanta concentrazione, in che modo viene fatta, e quindi voglio fare un tuffo veramente perfetto, come accade ogni tanto.
gli ultimi tuffi del mondiale, veramente la concentrazione era altissima e il tuffo è venuto in modo spettacolare. Fare in modo che sia una costante, ovviamente serve pratica, e però si può fare. Serve pratica, vediamo se ho imparato. Serve pratica, allenamento, concentrazione, queste tre cose. Sì. Okay. Okay. E costanza. Okay. Quindi puoi iniziare a fare apnea adesso. No. Io mi trovo meglio sopra l'acqua, su quello poco ma sicuro. No, io ho proprio il terrore, per cui... però sì, come in tutte le cose, serve assolutamente costanza. Anche nel fattore, anche se la tua dieta, panino, pane e prosciutto, insomma, la faccio anch'io. Solo che io faccio più pane e prosciutto, cioè non è che ne faccio uno, faccio più pane e prosciutto insieme. E pranzo, cena, colazione, in qualsiasi modo. E, un'ultima domanda, allora, andando a parlare proprio di questa tua disciplina, se qualcuno volesse iniziare a farla, cosa gli consiglieresti a un giovane ragazzo, magari di 13 anni come te, che ha guardato questo video? Beh, innanzitutto è cercare nella propria città un bel corso di apnea, perché ovviamente ce ne stanno tanti, moltissimi. In nord Italia è pieno veramente di scuole, centro-sud ne sono abbastanza, e ovviamente la cosa più importante è avere nozioni base di qualunque sport si voglia fare. Okay. Perché ovviamente è uno sport super sicuro, ma quando si sa come affrontarlo e facendolo sempre in coppia. Quindi la cosa più importante è fare un corso, come in qualunque sport, e poi una maschera, un paio di pinnette, e l'estate ci si può veramente divertire tantissimo. Ok, quindi in sintesi, qua a Roma magari sicuramente tu sei stata avvantaggiata vivendo qui, dato che comunque è uno dei più grandi centri, forse la città più grande d'Italia, quindi se non c'era qua non so dove la potevi trovare. Sì, conoscenze base assolutamente, ogni sport, sì, confermo che è anche la mia opinione, ogni sport è pericoloso, cioè ora io ci scherzo sull'immergersi, però anche fare, per esempio, sempre i classici piegamenti, anche farli male ti crea dei problemi alla schiena, qualsiasi cosa. L'importante è farlo con testa e trovare, secondo me, poi magari me lo confermi, l'allenatore giusto, qualcuno che ti faccia appassionare alla disciplina. Ovviamente. Chiudendo questa cosa, tu in futuro hai nei tuoi piani di insegnare? Beh sì, ovviamente, già adesso faccio ogni tanto qualche workshop appunto a livelli già atleti, già di livello, per appunto insegnare qualche quello che ho imparato fino adesso. Sicuramente in futuro, quando smetterò proprio di fare l'atleta, magari insegnare anche ai più giovani, a chi appunto sta scoprendo semplicemente l'apnea. Però ovviamente credo che per ogni cosa ha il suo tempo, finché uno si concentra sull'allenamento è meglio concentrarsi su quello, e poi piano piano si fa tutto. Beh, chiudendo la cosa, tu dovresti essere nel tuo, non so come funziona a livello di età, quando più o meno ci si dovrebbe ritirare, però dovresti essere nel tuo prime a livello di età, nel periodo migliore. Hai ancora tanto. Ho ancora parecchio, quindi mi divertirò, continuo a divertirmi. Beh, l'importante appunto è di fare il buon vecchio detto: se fai della tua passione il tuo lavoro, non lavori neanche un giorno. E con questo ci salutiamo. Sei fantastico. Ok, allora grazie dell'intervista, è stato un piacere averti qui. E i prossimi obiettivi quindi sono continuare a distruggere tutto e tutti, come hai fatto fino adesso. E un'altra frase: se ci fosse veramente il mondiale di freccette, se ci fosse il mondiale di briscola, vinceremo anche quello quest'anno. È vero, spettacolare veramente. Va bene, allora ti saluto e ti ringrazio. Ci vediamo ovviamente in qualsiasi caso, speriamo di ritrovarci sempre qui su Fair Play per intervistarti per qualsiasi altra cosa che riesci a vincere. Per me è stato un piacere, ringrazio tutte le persone che sono state qui ad ascoltarci. Se vuoi dare un saluto è il momento, fallo ora o taci per sempre. No, veramente, saluto a tutti e ti ringrazio tantissimo, pure anche per me è stato veramente un piacere grandissimo, mi sono divertita un sacco, grazie. Perfetto, perfetto, quindi ragazzi mi raccomando, ci vediamo alla prossima intervista di Fair Play. We are the Shield of Sports. Ciao!